Sono Salvatore Indelicato, nato ad Agrigento, dove vivo da sempre. Ho svolto l'attività di geometra prima di entrare come funzionario direttivo alla Regione Sicilia, nella quale ho prestato servizio presso l'Ispettorato del Lavoro e successivamente presso il Parco Archeologico Valle dei Templi. Questo fino al mese di luglio 2020, giorno poi che è periodo dove sono entrato poi in pensione. Sono sposato, padre di due splendidi ragazzi, occupo il mio tempo libero dedicandomi alla lettura, alla scrittura, alla fotografia, alla pittura e coltivando anche la passione per il teatro. Sono anche autore teatrale di commedie brillanti destinate agli alunni della scuola elementari. Sono un autore Medinova, ho pubblicato i miei libri con Medinova, tranne il primo. E ho all'attivo un centinaio di articoli che sono stati pubblicati su giornali e riviste locali, dove mi occupavo di critica teatrale e storia agrigentina. C'è stato un mio articolo sull'antico eremo della Quisquina, ripreso da Andrea Camilleri per il suo romanzo Le pecore e il pastore. E questo mi ha onorato, mi ha fatto molto piacere. Sono stato anche redattore della rivista Agrigentini a Roma, edita a Roma, sempre da Giuseppe Iannuzzo. I miei libri. Ho pubblicato il primo libro, Fossi nato là, con lo studio Media Edizioni nel 2003. Perché ho pubblicato questo libro? Intanto è il primo di una trilogia che ho dedicato alla figura di mio nonno, Giovanni Russo Archeoli, che è stato attore teatrale pirandelliano per 60 anni, è stato uno dei fondatori oltretutto del piccolo teatro pirandelliano della compagnia, assieme con Nino Bellomo, con Pippo Mondalbano, Giovanni Sardone e altri. Naturalmente è una figura alla quale sono molto legato, tuttora, anche se non c'è più, e a cui ho voluto dedicare questa trilogia proprio per ricordarlo alla città, per quello che lui ha dato alla cultura agrigentina. Non ho voluto scrivere una biografia vera e propria sulla sua vita, ho semplicemente realizzato l'idea di scrivere una trilogia di romanzi dedicando ogni romanzo a un segmento della sua vita. Con il primo, Fossi nato là, l'ho voluto dedicare alla sua origine, alla sua nascita, perché lui è stato un trovatello e quindi ha avuto un'infanzia piuttosto particolare. Il secondo libro, Solo per amore, invece l'ho voluto dedicare alla sua ricerca spasmodica poi delle proprie origini. Voleva conoscere la sua madre naturale e quindi si è sviluppata una storia anche quella molto interessante, molto bella, ricca di spunti sentimentali, molto particolare. Il terzo libro, che è in corso di pubblicazione, sempre con Medinova, racconta invece un'altra parte della sua vita che riguarda soprattutto la figura di mia nonna, perché lui è partito per la guerra, era già sposato, padre di due figli, e parte per il fronte, molto lontano da Agrigento, quindi Agredisca di Sonso. Lì viene ferito in maniera grave e mia nonna decide di andarlo a recuperare e parte lei con le due figlie in periodo di guerra, siamo nel 43, 42, 43, e quindi affronta questo viaggio in maniera rocambolesca pure, molto avventurosa. E anche lì è una storia molto delicata, molto bella, ricca di tanto amore e tanto sentimento. Non mi sono limitato soltanto comunque ai romanzi. Ho scritto anche un libro di racconti, sempre edito da Medinova, Mannalà,
Manalà è il mio quartiere al centro storico dove sono nato e cresciuto, che sarebbe poi Madonna degli Angeli, nella contrazione dialettale Manalà. E ho voluto raccogliere 10 racconti che sono 10 ricordi della mia vita, della mia infanzia, quindi ho voluto raccontare i nostri giochi, ho voluto raccontare le persone che vivevano in quel quartiere. Ho raccolto, diciamo, un po' di testimonianza dell'Agrigento di una volta che adesso non esiste più. Ed è un libro che ho soprattutto dedicato ai ragazzi, proprio per far conoscere loro questo tipo di vita che noi avevamo vissuto in quel quartiere. Un altro libro che ho pubblicato è una silloge di poesie, sempre con Medinova, Gocce d'amore. È una raccolta di circa 70 poesie. Io non mi ritengo un poeta vero e proprio, sono un narratore prestato alla poesia. Però ho voluto raccogliere queste mie emozioni, soprattutto in campo amoroso, infatti sono tutte dedicate a mia moglie, queste poesie. Sono molto piaciute e mi hanno convinto a pubblicarne una silloge. E devo dire che ho riscontrato anche un buon successo. Quasi tutti i miei libri sono stati premiati con il premio Buttitta, con il premio Alessio Di Giovanni, il premio Palcoscenico. Mi hanno dato grandi soddisfazioni. In corso di pubblicazione, sempre con la casa editrice di Antonio Liotta. Ho già accennato alla storia che racconterò. Quello che voglio aggiungere è che questo libro mi ha toccato profondamente perché è un periodo della vita molto vicino a me, anche perché riguarda mia mamma, quindi sono veramente legato a questo libro, mi ha dato tantissima emozione. Tuttora quando rileggo magari il manoscritto, riesco ancora ad emozionarmi e mi dà una sensazione come, diciamo, le persone a me care siano ancora vicine. Poi posso dire che sono anche un buon lettore, amo molto la lettura perché ritengo che uno scrittore, prima di mettersi a scrivere, deve leggere tanto, ma proprio tanto perché deve assimilare un po' lo stile della scrittura, deve un po' vedere cosa dicono gli altri, come si esprimono ed è molto importante. Io ho letto tanto, continuo a leggere tanto. Posso consigliare naturalmente di leggere i miei libri perché contengono molto, molto di me, molto del nostro territorio. Ho voluto raccontare tanto del nostro territorio, al quale sono molto legato e spero sempre che questo nostro territorio possa avere uno sviluppo diverso, anche culturalmente. Leggo anche autori, naturalmente, non solo italiani, ma anche stranieri, Murakami, Alvaro Mutis, Rafon, Zafon, e mi piacciono molto perché hanno un modo di esprimersi diverso dal nostro. Leggo per esempio Alessandro Baricco, leggo che so, anche De Carlo, Buttafuoco, ma lo stile, soprattutto quello sudamericano come Alvaro Mutis, è uno stile molto bello, molto, mi fa sentire molto vicino a questo tipo di scrittura.